sempre il 12 febbraio 2020, il vento è calato e la funivia ha iniziato a funzionare e quindi eccomi qui in coda in attesa di salire a Bormio 3000. E quindi in questo video andremo a Cima Bianca, 3012 metri sul livello del mare, ovvero Bormio 3000, per poi tornare a Bormio 2000 seguendo varie piste. E qui saliamo! Una musichetta accompagna la salita fino a Bormio 3000. E voilà, siamo arrivati e godiamoci il panorama dalla balconata della funivia. Usciamo e andiamo su questa terrazza che ci offre uno spettacolo unico, favoloso. Panorami da lasciare a bocca aperta. Appoggiamo gli sci, i bastoncini e godiamoci questo spettacolo. Un video selfie ovviamente non può mancare. Ma il vero spettacolo è questo. Mi sposto sul terrazzo sottostante che non ha la vetrata e quindi permette di godere ancora di più questo spettacolo della natura. Altro video selfie. E questo punto panoramico merita anche di tirare fuori la GoPro Max e fare qualche ripresa a 360 gradi per offrire prospettive insolite e dare libero sfogo alla creatività. E dopo questa botta di creatività torniamo a riprese più tradizionali con la GoPro Hero 7 Black, video in 4K 30fps Super View. Ragazzi, che panorama da mozzafiato! Qui non so decidermi a iniziare la discesa perché voglio godermi fino in fondo questo panorama favoloso. Chiudiamoli sperando che siano esperti. E non chiedetemi su che pista sono perché voglio continuare a godermi il panorama. Comunque, salvo errori, dovrebbe essere la B1 Stella Alpina, quindi il tratto alto della stessa pista che ho fatto da Piani dei Larici fino a Bormio 2000, in quel caso era la B4.
ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Cartello, e quindi ci fermiamo per leggere cosa ci dice e conseguente riflessione su quale strada seguire. E visto che lì c'è l'arrivo della seggiovia Cimino, che dovrebbe essere quella che ho già preso al mattino e che in questo momento è ferma, decido di andare a vedere com'è da quella parte, visto che, se non ricordo male, al mattino avevo fatto l'altra strada, l'altra pista. Mi godo il panorama mentre prendo la decisione. Ok, si va di qua. Ed è la pista C2 Bimbi al Sole rossa. Altro cartello, altra pausa, altra riflessione. Ok, proseguo nella direzione di Bimbi al Sole.
e andiamo alla scoperta di questa pista. Il panorama è uno spettacolo! Arrivati a un ennesimo cartello con le varie indicazioni, come sempre lettura, pausa di riflessione e poi decisione su quale direzione prendere, dove andare. Il nome Bimbi al Sole mi ispira e quindi proseguo per la direzione di Bimbi al Sole. Molto ghiacciata e quindi decido di tornare indietro sulla mia decisione. Vedo due fermi a prendere il sole nel mezzo del nulla e quindi vado in quella direzione. Passo vicino e vedo che laggiù c'è un altro tratto di pista che mi dovrebbe ricollegare a qualcosa a me noto. Pausa per cercare di orientarmi un attimino. Vabbè, laggiù c'è Bormio, quindi prima o poi arriverò.
altro cartello, un altro attimo di riflessione e decido di seguire le indicazioni che mi dicono Stella Alpina, quindi torno su una pista che conosco. Altro cartello, altra occhiata veloce e decido di seguire ancora le indicazioni verso la pista rossa Stella Alpina. Racchettiamo un po'. Siamo tornati sulla pista che conosco ormai bene, Stella Alpina B4 rossa. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video delle giornate di sci a Bormio continuano, ciao, alla prossima!